Ciao a tutti, sono Vanni Tonone e oggi volevo consigliarvi la mia top 10 degli album che ho acquistato nel 2015. Sono quasi tutti album chitarristici, anzi credo tutti, e sono messi a caso, quindi partirò in ordine sparso. Allora, il primo è Greg Howe con Greg Howe Collection. È un album molto bello perché riassume un pochettino lo stile di Greg Howe. Lo consiglio soprattutto a chi non conosce Greg Howe, così da farsi un'idea generale sul suo playing, e passa ovviamente dal rock al funk al jazz alla fusion, quindi molto bello. Andiamo avanti, il disco successivo è di Massimo Varini, credo sia un disco del 2009, si chiama My Sights. È un bellissimo album proprio perché ogni brano ha la sua caratteristica e ogni brano ha un suo mood e una sua melodia, anche molto riconoscibile. Il bello di quest'album è che se lo metti in macchina sembra proprio che Massimo sia nel sedile in parte a suonare, è fatto veramente molto molto bene. E il mio brano preferito è la traccia 2 che si intitola Non Adesso, Non Qui. Andiamo avanti, album successivo è di Steph Burns League e si chiama Roots and Wings. Come Roots and Wings è anche il mio brano tra l'altro preferito del disco, e il disco è bellissimo, è un disco rock e è curato sotto ogni aspetto, e la band è una super band perché c'è Fabio Valdemarin, Roberto Tiranti, Juan alla batteria e Steph, che non ha bisogno ovviamente di presentazioni. Andiamo avanti, album successivo è di Riccardo Giorgi, è un carissimo amico ma anche un ottimo chitarrista, e l'album è stato distribuito da Steve Vai, dalla sua casa discografica, che mi pare si chiami Digital Nation, e l'album è bello, molto bello, anche qui molto variegato, molto rock, molto metal, molto anche a tratti un po' fusion, ci sono delle scale molto interessanti, i brani non stufano, anzi sono ben divisi, ben caratterizzati. Andiamo avanti, album successivo di Pat Metheny, questo, bellissimo, non c'è niente da aggiungere. Anche qui ho una traccia favorita, preferita, è Rise Up, la seconda, e l'album è bellissimo, è super fresco, super bello, e ecco, ve lo consiglio. Andiamo avanti, Jennifer Batten, beh, anche qui non ci sono presentazioni che tengano, Whatever, si chiama l'album. L'album è molto strano, molto particolare, però molto bello. E poi c'è anche un DVD come nel disco di Massimo, e quindi ve lo consiglio. I brani sono 10 e poi caratterizzato dal suo stile molto, molto particolare, tecnico, ma anche molto ricercato a livello di frasi fusion, quindi ve lo consiglio. Andiamo avanti, qui abbiamo il trio di Alex Tornello, un trio power fusion, quindi un esperimento che mette insieme un po' il genere metal e il genere fusion, molto bello. In particolare qui la traccia che preferisco è Claire Is Gone, soprattutto la versione vocale, quindi veramente interessante. Poi abbiamo Daniele Gregolin, qui c'è anche ospite alla batteria Massimo Manzi, che veramente insieme a tutta la band e a Daniele fanno un lavoro eccezionale. Qui si spazia fra il jazz, lo swing, veramente un disco bellissimo. Proseguiamo, ultimi due sono i miei due dischi preferiti di due colonne portanti della chitarra, che sono Steve Vai e Joe Satriani. Allora, questo qui di Steve Vai ha all'interno The Crying Machine, per citarne alcune, Hands on Earth, che sono le mie preferite, poi The Fire Garden Suite, che è unica. E poi questo invece è il mio disco preferito di Joe Satriani, insieme a Strange Beautiful Music, che è quello con la copertina nera, perché è molto particolare, molto bello, e ci sono per esempio delle tracce interessanti e particolari come Searching, che è un brano dove lui con il whammy praticamente va a diciamo creare questa melodia molto ricercata, molto bella. Quindi ecco, abbiamo finito, quindi questi sono i miei 10 dischi preferiti del 2015.
Vi anticipo che anch'io sto scrivendo i miei brani, qua sono i fogli dei miei brani, quindi prossimamente, non si sa quando, ma prossimamente anch'io lancerò qualcosa. Quindi vi ringrazio dell'ascolto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, sono Vanni Tonone, oggi volevo presentarmi